Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lamber e ci siamo tornati qui su God of War. In questo video, subito dopo aver preso la luce di Alfheim, ci incammineremo per raggiungere nuovamente Midgard. Ovviamente però non sarà per niente facile, infatti incontreremo sulla nostra via un sacco di nemici e casini vari. Quindi non mi dilungo e spero che il video vi piaccia. Bene ragazzi, eccoci tornati qui ad Alfheim. Dopo che nello scorso episodio siamo entrati in questo raggio di luce che mi ha fatto avere delle visioni strane. A quanto pare al suo interno è successo un casino mentre eravamo all'interno. Cioè, è passato molto tempo, perché a quanto pare all'interno non passa il tempo nella stessa maniera in cui passa all'esterno. Infatti Atreus ha fatto un po' un casino. E vabbè, quindi Atreus, dimmi, giuro, ragazzo, non volevo Marco. Ragazzi, io giuro che non volevo abbandonarti, scusami, non volevo lasciarti solo. Ok, ho ottenuto le frecce di luce. Tira le cristalli di luce per infonderle con la luce di Alfheim. Finalmente. Allora, quindi adesso fammi capire come funziona. Scocca la freccia sulla roccia. Sì, però devo capire come funziona. Allora, L2 per mirare. Ah, ok. Proprio quando guardo una di queste rocce, Atreus spara da solo. Funziona. Uno Ora di questi. Possiamo tornare indietro. Esattamente, avanti qui non c'erano altre vie. Forse più indietro le troveremo e magari adesso con queste frecce potremmo sbloccare nuovi poteri. Vabbè, credo che potrò fare tutte le robe secondarie una volta attraversato questo ponte. Spero, credo. Allora, ragazzo, dimmi che non sei arrabbiato con me, perché io giuro ti voglio bene. E vediamo di scendere. L'ho visto che ci sono ancora alcune zone bloccate. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Sì, l'ho visto. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. Capito. Già dal tono mi sa che è un po' arrabbiato. Cioè, ancora un po' arrabbiato con noi, ragazzo. Allora, adesso, per esempio, lì si crea un ponte. Ok. Quindi adesso, per esempio, questo qui dove lo dovrei mettere? Dimmi tu, Kratos, perché io non so. Per esempio, vedo sta roba qui. Ah, proprio qui, così. Scusami, se scocco la freccia di luce mentre qui, cosa succede? Ok, figo. Quindi una volta saliti da qui, grazie a sta roba, potremmo continuare. Intanto qui c'è per esempio una cassa. Una tomba, scusate, ancora non sono abituato ad aprire tombe, sapete com'è. Ah, tra l'altro, cuore spezzato di Alfheim, oggetto raro incantesimo, riduce il 12% gli danni inferti agli elfi oscuri. Sì, quello che abbiamo visto nello scorso episodio. Io credevo che fossero dei potenziamenti permanenti. In realtà, a quanto pare, si mettono qui nelle armature. Quindi, per esempio, qui io ho la tunica da predone, però l'addosso devo andare qui su Castoni e mettere quello che voglio. Allora, mentre siamo ad Alfheim, effettivamente cuore spezzato di Alfheim potrebbe essere utile. E qui vediamo di mettere questo qui, magari simbolo della verità, un incantesimo che aumenta la forza e runico di 3. Per me va bene. Ok, per ora l'abbiamo fatto, adesso controlliamo cos'altro possiamo fare qui in giro. Credo di sapere cosa, ovvero riprenderci sto cristallo di luce in maniera proprio poderosa, metterlo lì sopra ed andare da quella parte, credo. Tac, adesso Atreus, sparami una bella freccia. Mi hai quasi colpito il ginocchio, però fa niente, ti voglio bene perché sei mio figlio ed andiamo. Qui avevo già attivato il ponte, il problema è che ci sono le radici e non solo quelle. Adesso quindi posso prenderne più di uno con... con l'L1? Sì, ok, l'ha colpito al ritorno, bene. Perché sta cosa qui dell'L1 non l'ho utilizzata troppo nello scorso episodio per mirarne più di uno, ok? Stavolta l'ho fatto. Poi ci sono ancora dei potenziamenti che non so ancora fare, ma prima o poi credo di riuscire a farli. Che riuscirò a farli più che altro. Ok, e già questa radice non si può togliere, perché la devo colpire con quella da quel lato. Ok, quindi vediamo se così la posso prendere. Sembra di sì e ho solamente aperto una cassa. Che già è un po' d'argento, quindi non mi lamento. Poi per il resto sembra che qui posso già passare, forse. Allora, qui c'era la radice che blocca la strada. Come ti tolgo te, tizia? Tra l'altro blocca anche un altro robo di luce là sopra. La mia freccia non può penetrare quella roba. Capisco. Però intanto possiamo sparare qui. Ok. E magari liberarci di sta radice una volta per tutte. Madonna, via lontano da me. L'ho mancato tantissimo. Vediamo se mi riesce a parare questo. Oltre al fatto che mi stanno per lanciare qualcosa. Schifo. Guarda, l'avevo congelato anche. Madonna. No, ma lui schiva, che schifo. Fatti colpire, ho detto.
Madonna, fatti colpire. Niente, non si vuole far colpire, che schifo che fai. Adesso invece ti malmeno con l'ash, perché non ti sei voluto far colpire, che schifo. Vediamo, tu invece ti vuoi far colpire con l'attacco pesante? Ti adoro. Tra l'altro quando uccidiamo, non così, però quando uccidiamo qualcuno con l'attacco pesante gli taglia la testa. L'avevo notato durante l'editing nello scorso episodio, ma io non so parlare. Quindi adesso da qui possiamo togliere queste tre radici. Ah, finalmente sì. Ti piace questo angolo di tiro? Cerchiamo di ritornare su. Come? Cioè, posso togliere questo magari? Ok, sì, e mi ha liberato il passaggio, grandioso. Poi bruttissimo è per ora, Atreus non mi sta parlando, mi sento proprio un pezzo di merda. Chi c'è qui? Oh, aiuto! No, vieni, vieni. Atreus, spara, spara Atreus con le robe di luce, così gli fai magari più danno. Madonna. Bom. Attacco pesante, grande Atreus. Vero, posso combare con le frecce per ammazzarli meglio. Giustamente, tipo mentre sto per attaccare, Atreus lancia e li colpisco. Peccato che non li riesco a colpire. Manco se Atreus mi aiuta, perché sono proprio impedito. Madonna, se sto diventando sempre più bravo. Vai via, muori. Adesso tocca a te, Amegu, non so se hai capito. Tocca a te, le frecce di luce fanno tipo veleno. Ok, figo. Credo che nessuno mi debba più rompere gli culini. Quindi vediamo di continuare. La strada giusta, vero? Non mi sembra di star percorrendo una strada che ho già percorso, eh? In che senso un'altra bloccata? Credo che lui potrà sparare lì, forse lo può aprire. Madonna, no! No! Via da me! Quanti siete ogni volta? Che cosa ho sparato? Sparato? Si può dire sparare per una cavolo di ascia? Allora ragazzo, aiutami un attimo, perché questi qui li dobbiamo malmenare. Cosa credi di mirare mio figlio? Ma sei stupido? Sei stupido, eh? Madonna, se te meno. Madonna, Atreus, quanto bravo. Oh, non c'è ancora morto. Atreus, lo riesci a finire? Adesso lo facciamo morire per il veleno. Non è morto per il veleno. Vabbè, bravo Atreus. Quindi adesso stavo dicendo, innanzitutto apriamoci sta cassa che c'avevo dietro, che è una sferzata Utgard, attacco runico leggero. Dai, cambiamo di nuovo e mettiamo questo, perché ogni volta li voglio provare tutti più o meno. Ok, guardiamo un attimo l'anteprima. Oh, madonna, fa un ampio attacco d'arco che infligge una discreta quantità di danni da gelo. Ok, va bene, sembra buono. Ah, guardate, qui posso fare un potenziamento. Le frecce luce aumentano l'indebolimento dei nemici. Ok, li indeboliscono quindi. Tra l'altro io uso pochissimo lo scudo, però vabbè. Uso più che altro l'ascia nei combattimenti. Quindi boh, facciamo un altro potenziamento. Allora questo qui praticamente, se colpisco punti deboli, l'ascia inizia a emettere un bagliore. E quando fa sto bagliore, se riattacchiamo, farà danni in più. Allora ci sono questi due praticamente. Uno quando corre, premo R1, faccio un attacco in salto. Questo qui che lo fa più pesante. Vabbè, facciamoci magari prima quello leggero e mi tengo altri punti abilità per quello pesante. O effettivamente provo a sbloccarmi qualcosa per lo scudo. Boh, provo a fare questo qui. Quando sono a mani nude e premo R1 mentre scatto, posso fare un attacco che stordisce. Praticamente ho fatto un potenziamento. Uno mentre corro con l'ascia posso fare questo, e senza ascia succede praticamente questo. Ok, sì, ci siamo capiti. Credo che sia la roba giusta, no? Comunque adesso riprendiamo a fare il tutto normalmente. Ragazzo, spara una freccia lì, vediamo se si apre. Sembra di no. Ah, forse devo lanciare io l'ascia lì. Buona, abbiamo rotto tutto. Grandioso, sempre così va a finire. Allora, mi sa che forse da qui si possa continuare. Ragazzo, cosa c'è scritto qui? Non posso leggere. Vabbè, fa niente. Tra l'altro posso portare la roccia qui? Dove lo porti qui? Qui davanti. Perché a quanto pare si può mettere, ma non so che cosa serva. Forse per leggere quelle? Eh sì, madonna, troppo forte. Guarda qui. Cosa c'è scritto, ragazzo? Sì, prendi nota. Perché stai facendo sparire le lettere, ragazzo? Adesso non si potrà più leggere niente. Niente, ho messo gli appunti, però ovviamente non mi dice cosa sono. La luce di Alfheim. Ok, la luce sembra grandiosa, ma forse ti fa anche impazzire. No, a quanto pare sì. Tipo ti fa venire voglia di tornarci dentro. È tipo una droga. Perché ti fa sentire bene quando sei all'interno. È una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Ma è cosa? Ah, questa, la porta blu. Che significa? Seme. Seme? Ricorda la forma.
Sì, lo so. Lo sai, io no. Quindi dobbiamo ricordare seme. Allora, qui non si può continuare per ora, quindi mi sa che devo andare indietro, prendere questa pietra qui e riportarla su. Andiamo. Lo vuoi portare dappertutto? Perché? Sì. No. E poi può servire, ragazzo. Anche se sono abbastanza lento quando ce l'ho addosso, però fa niente, perché posso metterla qui. Boom. E adesso spara, dai. Vediamo cosa succede. Ponte, ok, ponte. Quindi saliamo e vediamo cosa possiamo fare dall'altra parte di quel ponte. Kratos, ragazzi, usa l'ingegno, non sempre la forza bruta, vero? Vero, Kratos? Vero. Cosa c'era qui? Argento. E cosa mi serve tutto ciò? Ah, forse posso togliere quelle radici da qui, spero. A quanto pare sì, quindi adesso che abbiamo fatto anche questo, ristacchiamo la pietra. Quante volte la stiamo staccando, sta povera pietra? E mettiamola qui. E vediamo adesso che cosa cambia. Cosa? Ah, giusto, prima devo sparare. Cosa? È un altro ponte. Che cosa ho fatto? Come ci salgo lì sopra? Ah, ok, lì c'è una roba di sabbia. Però come ci arrivo? C'è qualche punto per arrampicarsici? Qualcuno mi spiega? Tra l'altro qui dietro c'è una cassa. Come la raggiungo la cassa? Devo... sono stupido. E voi direte, ma cosa c'è di nuovo? Boh, troppe poche cose. Quindi qui prendiamo sta cassa. Tempio sacro, forse potremmo andarci. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiederò. Esattamente, ragazzo. Adesso fammi vedere dove stanno tutte le rune, perché ne ho viste due, però non so dove sia la terza. Cioè, una è qui, l'altra è là, e la terza è... Ingulamam, dove sta? Ah, ecco qui l'ultima, quindi tipo come le dovrei colpire? Ah, forse da qui posso prenderle tutte, tipo. Ok, quindi fammi vedere una roba. Provo innanzitutto a prendere quella là in fondo, se riuscissi a mirare. Un po' più in alto. Presa. Adesso tocca a te. E subito a quella qui dietro. Boom. Troppo fuotti. Ah, vediamo cosa possiamo trovare. Non mi ricordo se c'è un potenziamento subito qui, veloce. No, idromele sanguigna. Sanguigna, come l'ho detto. Uno su tre. Ok, dai, perlomeno abbiamo questo. Adesso come si continua? Mi sa che sta roba qui era solamente secondaria, già. 1 hour later. Ma dimmelo prima! Dimmelo prima che il ragazzo si può arrampicare qui, no? No? No, non me lo dirà mai il gioco, ovviamente. Ci ho messo 10 anni per capirlo, perché ho detto, come si sale? Mi ci deve arrampicare qui? Sale su sta, arrampicante? No, no. Iniziano soltanto. Sì, assieme. Stupido. Il culo. Niente. Stupidi enigmi. Sì, mi sa che il ragazzo è un pochettino arrabbiato. Già, però si vede prima soltanto la direzione, perché boh, è stronza. Adesso vediamo di aprirla. Boom. Ho detto boom. Buon salve. Che sta succedendo? Scusi. Ragazzo, cosa ridi? Cosa sta succedendo qui? Ma poi fluttuano. Vabbè, buon per voi. Ma dove siamo finiti? Ragazzo, cioè... è la zona dove eravamo prima? Proprio la stessa? Eh sì che era la stessa. Ragazzo, che cosa abbiamo combinato? Scusi, come a casa? Che cosa vuole adesso? A quanto pare... si è arrabbiato perché abbiamo fatto passare gli elfi bianchi? No! Odio quel tizio. Che c'è, tizio? Che cosa... Lui tornerà. Boh, mi sembrava che stesse bestemmiando nella sua lingua, però quello lì è un dettaglio a parte. Adesso dobbiamo vediamo un attimo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Ah, ecco, devo continuare così. In teoria adesso noi abbiamo il Bifrost carico, con tutta la sua luce all'interno dovremmo poter andare a togliere quella nebbia che abbiamo visto qualche episodio fa. Come torniamo indietro però? Bella domanda, quello lì sì che è una bella domanda. E siamo di nuovo nella zona di prima, stavolta le gabbie sono aperte, sì! Posso rubarmi tutto, a quanto pare tenevano elfi qui dentro rinchiusi. Ed ecco qui si torna dove siamo venuti. Lo so, lo so, lo so. Aspetta,
quindi quello lì è l'unico modo che abbiamo per tornare indietro. Aspetta un attimo, intanto apriamo qui. No, c'è anche questa strada. Niente, si sta chiudendo tutto. No, non chiudeteci qui sotto. Beh, non ci vedo quasi più. Ah, cioè, guarda, io non ci vedo più. Ma dove mi spunta sta luce? Ah, dal Bifrost, ok. Ma perché proprio qui in area di viva? Dio madonna. Ragazzo, uccidilo, esatto, fai tutto tu. Io non c'ho voglia. To. Madonna, se te spacco le botte. Aia, forse è lei che spacca di botte. Madonna, area di viva. Porco due, statti buona. E schiva, e porco due. E non si può attaccare, sta schifosa. Ah, sono due tra l'altro. Una è morta, che schifo. No, è ancora io. To, così ti piace? Non mi dire che ha schivato veramente. Come fate a schivare così tanto? Fate schifo alla merda. Ragazzo, ammazzala ragazzo. Bravo ragazzo. Madonna ragazzo, vai. Boom. E adesso colpo pesante. Madonna, se ti ho preso colpo pesante stavolta. Cioè me lo devi puppa tutto. Madonna, vai ragazzo. Niente, ha schivato questo, ma tu tanto la finisci, giusto? Madonna ragazzo, sei un pro gamer. Adattati. Esattamente ragazzo. Adesso vediamo. Cioè ancora Stella dice che ho visto nello scorso episodio, che ancora non ho capito come togliere per prendermi quella cavolo di casa. Cioè in quale altra radice è collegata sta merda? Vabbè, intanto adesso dovremmo anche poter passare per esempio per di qua. Grande ragazzo. E poi tra l'altro c'era anche un'altra strada per di qua. Adesso non so da dove si debba continuare. Credo all'altro lato, perché qui mi dice che devo andare per di là, credo. Che cosa... Ah, devo portare una roccia qui, quindi. La dobbiamo andare a prendere. Ovviamente, ragazzo. Adesso noi siamo ad esplorare. Per esempio, da questo lato serve anche qui un altro cristallo. Pure qui, Dragormo. Vi ho lasciato nell'altro mondo. E mi seguite, ma quanto mi volete bene per seguirmi fin qui, eh? Guarda che non lo raggiungo perché c'era una roba che mi incastrava. Grande. Fine. Devo fare qualcosa con questi. Ragazzo, non lo puoi fare tu con la freccia invece che ogni volta... No, devo sparare, lascia per forza, eh. Però sembra essere bloccato. Probabilmente si attiverà tutto con una pietra. Qui è pure bloccato. Ok, devo trovare una pietra. Allora, però sti vasi mi stanno sulle balle. Toh. Me ne hanno dato pure argento. Ragazzo, levati. Oh, ma te chi ti sei in culo? Chi ti sei in culo, porco due? Io ormai ho sbloccato le abilità che mi rendono fortissimo. Non so se l'hai scoperto anche tu, eh? Brutto schifoso. Guarda qui che tema, almeno ed è brutto. Anzi, aspetta che ti voglio persino finire con un R3, figa. Così proprio, boom, e ti ammazzo. Ti ammazzo, guarda, grazie, così posso anche correre all'altro lato. Toh. Non sei morto? Per poco. Allora, adesso vediamo cosa c'è per di qua. Perché io vedo un botto di fasci di luce, ma non so come... Salve. Che ho combinato? Ho liberato un po' di gente. Aiuto! Ragazzo, proteggimi! Ho bisogno del tuo immenso aiuto. No, non è vero, in realtà mi fanno una pippa. Boom! Madonna, tagliata a metà addirittura. Va bene, ragazzo, tu continua. Madonna, che bello finire nemici di R3. Benissimo. Adesso si continua, credo, ragazzo. Vabbè, abbiamo la pietra, quindi adesso la dobbiamo portare semplicemente in giro. Ok. Vaso! Morto, vaso. Vuoi portare quel cristallo ovunque come l'ultima volta? Se serve. Serve. Non è che se serve. Serve, fine, punto, basta. Adesso prima di tutto lo mettiamo qui, perché mi sa che così potrò aprire quella porta. E poi potrò mettere forse delle rune per prendermi una cassa. No, non va. Ah, giusto. Ragazzo, bravo ragazzo. Guardate come adesso qui dietro c'è una cassa. Ah no, è per aprire la porta. Ok, sono quattro infatti. Ok. Allora, è a tempo limitato. Allora, da quel che ho capito, qui una volta è verso sinistra. No, è cambiato ovviamente, perché non è che io possa essere fortunato. Pigliali bene. Allora, quindi a tempo limitato. Adesso riproviamo. Primo fatto. Adesso lì è... Boh. Secondo fatto. Adesso lì. Primo non è. Secondo è. L'ultimo, dai. Fatto, troppo forte, dammi tutto. Mo come minimo c'era soltanto argento, io sclero. Ok, no, dai, pettorini, spallacci, non pettorini. Favorisce il potere runico. Mi sa che non lo userò mai, io voglio solamente l'armatura degli antichi.
ragazzo, tira. Ragazzo, vai, tira, ragazzo, ragazzo, tira, ragazzo, ragazzo, porco due, tira, ragazzo, ragazzo. Ok, basta. Vediamo. Credo che da qui posso tornare indietro, vero? Ma io sono arrivato da qui, sì, sì, c'ero sceso da qui. La stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Esattamente. Andiamo via da qui perché, madonna, sono successi dei casini. Il ragazzo è traumatizzato perché sono rimasto bloccato all'interno. Va bene. Prima però mi rubo tutto il rubabile dai cadaveri, grandioso. È buon così, credo. Per esempio qui dentro c'è una cassa, però non la posso prendere perché il gioco è schifosamente bastardo. Scavalca, Kratos, scavalca. Perché non scavalchi, Kratos? Fai schifo. Però da qui devo riuscire a togliere tutte e due le radici. Però ovviamente da qui ne posso togliere soltanto una. Adesso mi chiedo una cosa. Se mi metto qui e chiamo l'ascia, le toglio tutte e due. Potrebbe funzionare come idea. Però va molto a culo, quindi boh, riprovo. Madonna che pro che sono. Dammi tutto. E che cos'era? Un attacco runico pesante, quindi lo possiamo cambiare e lo proviamo. Abbiamo cambiato solamente quello leggero che ancora dobbiamo provare. Adesso cambiamo anche quello pesante. Come funziona questo? È come quello leggero, però lo fa in verticale. Ok, sembra figo. Tra l'altro io posso anche potenziare ste robe, però io non lo faccio quasi mai. Va bene ragazzo, capisco i tuoi traumi, quindi adesso ce ne andiamo veramente da qui, giusto? No, a quanto pare è un no. Va bene, spam di cerchio. Adesso te malmeniamo. Vai ragazzo, inizia a malmenarlo. Quanta vita ha tra l'altro? Spero che non inizi a spawnare minion dopo un po'. Ma che minchia vuole lei? Cioè, scusi, ma veramente crede che io mi faccia malmenare così? Lei crede che io sia stupido? Lei crede che io sia stupido? Crede veramente che io sia stupido? No, l'ha schivato, fai schifo alla merda. Io però questo qui non l'ho schivato perché anch'io faccio schifo alla merda, ma non nel senso... sì, avete capito, no? Dai che già tutta che se ne sono andate perché sto qui è una mezza pippa. Aia, aia, che cos'era quello? Oscurità! Perché sono accecato, Dio Madonna, dove sei? Dai, attacco a caso. Ah, aiuto, aiuto. Madonna. Ah, eccoti, ciao. Non ti vedevo più per un attimo. Via da me. Comunque sembra che questi attacchi che abbiamo sbloccato si ricarichino in davvero poco. Quindi adesso tenga anche questo. Ma basta schivarli. Basta schivarli, non vale. Ah, io sono di nuovo cieco. Però vabbè, ragazzo, tu ancora vedi, no? Eccoti, ma almeno mentre sono accecato. Aia. Madonna. Aspetta, adesso dato che per ora sembra essere tipo qui all'angolino, non lo posso malmenare brutto, scusi. Cioè, appunto, ecco qui, era rimasto qui dentro. Vediamo se si fa... No, niente, annulliamo la furia di Sparta. Ho scoperto che si può bloccare, comunque, vabbè. Adesso mi curo pure. E vediamo di fare il resto degli attacchi. Via, via, via da me. Madonna. Ecco fatto, stavolta l'ho preso. Vai ragazzo, niente, me li continuo a schivare tutti. Ah, ciao, ciao, come va? Dove sei? Buon salve lei. Siamo rimasti bloccati dentro questa stanza che per me in realtà è una cosa buona perché lo posso malmenare meglio. Ecco qui, tenitelo in faccia, dammi la cura e continuiamo a malmenarlo. Dove sei? Spunta nell'oscurità. Sono accecato da 10 minuti. Madonna di Dio. Basta, non muore più. Non lo riesco più a vedere. Me ne scappo, ciao. Vabbè, lui va dove voglio scappare io. Da dove si scappa però? Oh, sono bloccato. Atreus, malmenalo Atreus. Aia. Vedi di morirci però. Morisce. Madonna. R3. Combattimento mega pazzo sgravato. Esplodi, madonna. Sì, anche tua madre fa schifo. Adesso muori. No, non ci credo. Cos'era quella freccia finale? Che abbiamo fatto un grave errore. Allora la prossima volta non ci doveva attaccare. Che ne dici, ragazzo? Evoca lo spirito di un lupo che attacca tre volte i nemici? Che cos'è sta roba evocazione runica? Ah, l'arco! Come funziona? Tieni premuto quadrato. Abbiamo fatto un grande errore. Io
Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Appunto. Ti ricordi la risposta? Sì, e certo. Poi erano loro che ci hanno attaccato per primi. Noi volevamo solamente la cazzo di luce. Abbiamo fatto un grande errore. Vabbè, mal per lui. La prossima volta non attacca un dio. Ragazzo, che dici? Sì, è proprio quello che dico sempre io. Solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Ragazzo, non rompermi le balle. Atreus. Lascia stare. Atreus, sai che ti voglio bene, ok? Madonna, sta roba padre e figlio non è messa per niente bene. E allora che si fa? Si torna indietro, giusto? Dai, andiamo, ragazzo. Mi dispiace se ci sono stati un po' di situazioni brutte fra noi due, ma giuro che ti voglio bene. Era lei. Nella luce. Sembrava lei. Chi? Lo sai. No, non c'era. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Madonna. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Giustamente, sì, sì. Parole giuste, giuste, oneste. Mi dispiace. Stai tranquillo, può capitare, sei giovane. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Oh, dai. Nella luce. Mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo. Se ti consola. Oh, dai, gliel'abbiamo detto. Davvero. Dai, veramente. Allora, chissà quanto tempo è passato mentre noi eravamo dentro la luce. O c'è altro da vedere in questo regno? Ci sarebbe altro. Però io me ne frego lo cazzo, ok? Devo fare un gameplay io, mica. Gameplay per la storia, non per collezionismo. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano. Sta continuando la storia, ma figo come continua le storie così a capo de cane. Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli. Poi cosa avete fatto? Li gettammo in mare. Bella madonna. Meno male che non ho bevuto acqua di mare allora. Ah, voi, altrimenti saresti morto. Perché ti teletrasporti dove andiamo noi? Lasciaci in pace, scappa ragazzo, sto qua un pervertito. Ho detto che devi stare zitto, sono un pervertito. Scappa ragazzo, dovevo scappare da Sindri. Ci sta seguendo, ci vuole male. Sono loro i veri nemici finali, Sindri e Brock. Una confessione da fare. Sei gay? Che sento. Beh, non è la prima volta. Ok, non sei gay. Ho incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. Per questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei. Ah. Le sue paure. Ok. Ah, quindi se forse... Se succede ancora, devi dirmelo. Capito? Allora, quindi sente le paure, tipo. Quindi forse tutte le voci arrabbiate erano la paura degli elfi chiari. E la voce di sua madre era qualcosa collegato magari alle paure di Kratos. Non lo so. Potrebbe benissimo essere. E credo che siamo praticamente tornati. Possiamo tornare indietro, raga. Finalmente tutto quel casino per arrivare per di là. E poi 30 secondi per tornare indietro. Mi sembra giusto. È giusto. Onesto, giusto. Sì, i soliti aggettivi che io utilizzo sempre. E qui non c'è Brock. Cioè, letteralmente, basta che... Se qui ci fosse Brock, basterebbe che facesse 100 passi. Sarebbe accanto a Sindri. Va bene. Si torna indietro, ragazzo. Che brutto dover aprire così tante porte. Non è vero, Kratos? E poi si richiudono sempre. Abbiamo la luce. A Midgard. A Midgar, andiamo ragazzo. Dobbiamo tornare al nostro posto. E non mi vengono le parole. Non sapevo cosa altro dire. Però vabbè, volevo continuare di qualcosa. Midgar nel centro dei regni. Premi triangolo per tornare a Midgard. Ok, proprio al centro. È pazzesco pensare che tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Esattamente. Tra l'altro Midgar è al centro dei regni perché è composto dal cadavere di Ymir, non lo so. Ymir è il gigante di ghiaccio primordiale. Che sta succedendo? Vabbè, credo che siamo tornati.
Torna alla montagna. Ok, ok, possiamo tornare alla montagna. Bene, bene, siamo tornati anche a Midgard. Ragazzo, ha una curiosità, puoi interagire con sti robi? No. Però con quelli là in fondo sì? No, nemmeno, beh, vabbè. Allora, comunque, voglio vedere un attimo sta roba qui dell'evocazione del lupo. La madonna! Che cos'è sta roba? Che bello! Vabbè, per ora torniamo a Midgard. Vediamo se la strega è anche ancora viva. Magari ci stava aspettando, non lo so. Aveva lasciato l'altro, lasciami sta nell'altro regno. Però è tornato, va bene. Ah, guarda che utilizza il segno dell'Omega per tenere l'ascia Grados. Non l'avevo visto. Siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Appunto. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Esattamente, bro. Sai che quello ha perso il suo talento, no? Veramente l'ha migliorata. L'ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. Dai, potenza mi lascia. La nostra piccola. Potenza mi lascia, ti supplico. Anzi, al contrario. Appunto, l'ha migliorata. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Dillo che tuo fratello in realtà è bravo. Conta realmente? E con una martellata potenziate gli oggetti. Io trasmuto coscienziosità da tutte le parti. Hai tirato una martellata, come funziona sta cosa? Simbolo dei nani più uno. L'ho migliorata. Con una marmellata. Stai zitto, ho detto qualcosa che me lo devo segnare per il resto della mia vita. Invece di martellata ho detto marmellata. Ma che come faccio? Ma io so qualcosa di incredibile. Ma, cioè, Gabbiano, ma ti rendi conto che ho detto marmellata invece di marmellata, non è vero? Sì, hai sentito bene. Ho detto di nuovo marmellata al posto di martellata. Io non so che dirti. Correre il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. Allora, è già la seconda volta che mi fai sta domanda. Continuiamo! Comunque ragazzi, mi sa che continueremo proprio nel prossimo episodio. Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Andremo nel prossimo episodio a prendere quell'alito nero schifoso. Lo malmeneremo le botte. In realtà non so come funzioni. Quindi, mettete like, iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video. Ciao ragazzo. No, non gli posso tirare all'ascia. Quindi... ciao ragazzi! No.